Grazie a un gruppo di amici e su mia idea prende forma un progetto. 15 luglio 2020 nasce il progetto 1521 Limited Edition, 30 pezzi al mondo, su base cassa 1521. Dial dall'impronta vintage, un colore che oserei dire tropical brown. Quadrante no data. E il 30 di colore arancio a rimarcare la limited edition di 30 pezzi. Grazie al marchio Squale, all'amico Michele Grassi e al gruppo Voce Collector inizia la produzione. Dopo qualche prova nasce finalmente lui. Il corredo prevede cinturino Tropic sia cult e cinturino in cuoio marrone. E dopo un'attesa di circa 5-6 mesi è al nostro corso. Lascio ora parlare le immagini che vedrete scorrere. Il fine 2020, invece, precisamente il 14 dicembre, nasce il secondo progetto su base Sub 59. Si prende forte ispirazione dal prototipo che Squale aveva prodotto nel 1959, ossia il Subino, e si cerca di rifarlo più o meno alla stessa maniera. Nasce quindi il secondo progetto su base Sub 59. Sempre su mia idea e grazie all'aiuto dei miei amici si procede al rendering e quindi si dà via al secondo progetto. Non mancano alcuni problemi di produzione, ma alla fine il progetto va in porto e grazie alla SVP di Michele Grassi si riesce a realizzare. Anche qui lascio parlare le immagini e sicuramente ci sarà per ognuno di questi due orologi una recensione dove metterò in luce tutte le caratteristiche, i punti di forza e anche, perché no, i punti deboli di questi due segnatempo nati proprio dalla mia idea e dalla mia passione. E anche qui lascio che le immagini parlino per me. Vi invito domenica 19 alle ore 21:30 a seguire la live con Diego di Tempus Fugit e il sottoscritto. Parleremo in modo molto approfondito di questi due progetti, quindi vi aspetto. Grazie mille della visione, alla prossima!